Raga, qua dobbiamo parlare di una cosa veramente impressionante, che negli ultimi giorni ha movimentato un po' sia Barcellona che Torino. Cioè, è una voce che è stata talmente, possiamo dirlo, sismica, nel senso che è stata talmente violenta che ha smosso le fondamenta quasi sia del Barcellona che della Juventus. Perché Ivan Rakitic ha rilasciato un'intervista veramente molto interessante, ma di quelle che si rilasciano, penso, due volte nella vita e nella carriera di un professionista. Ha detto: "Oh, vedete che io quest'estate ero stato contattato dalla Juventus, mi aveva contattato Ronaldo, mi aveva chiamato direttamente per spingere il mio trasferimento alla Juve. Purtroppo è stato il Barcellona a chiudere la porta perché il Barcellona ha chiesto alla Juve 50 milioni di euro. La Juve si è fatta indietro." Secondo me Rakitic con questa dichiarazione ha fatto tre cose, cioè ha fatto, diciamo, ha messo tre bombe all'interno della trattativa. La prima bomba è perché Rakitic ha capito che il Barcellona non vuole più puntare su di lui, quindi ha espressamente detto: "Non c'è problema, me ne vado, ma siete voi che avete fatto muro, cioè siete voi del Barcellona che avete rotto le scatole, perché io volevo andare via." E già qui vuol dire che ha un giocatore scontento in rosa. Seconda cosa, Rakitic ha ammesso che la Juve lo ha cercato, e per me è una piccola, diciamo, per tutti coloro che ne hanno parlato, diciamo, è una sorta di, muovo pure la telecamera anziché farvi un pochino di ondeggiamento, è una sorta di, diciamo, cosa positiva, perché la gente che veniva sul canale quest'estate, molte persone dicevano: "Matt, ma tu per fai video dici che Rakitic è interessato alla Juve, la Juve è interessata a Rakitic, ma che sta a dista inventare le cose?" Ragazzi, io non invento le cose, perché se vedevo inventare le cose faccio il video "Ma clamoroso, la Juve ha preso Mbappé", ne faccio 500.000 visual e arrivederci alle isole Cayman. Quindi non è una cosa che faccio. C'era un interesse reale, Rakitic ce l'ha confermato. Terza cosa, è una cosa veramente interessante questa che vi dico, vuol dire che la Juve sta cercando effettivamente un centrocampista, che è quello che dico da millenni ormai. Penso che c'è stato il mio avo nella preistoria che già lo scriveva sulle pietre: alla Juve serve un centrocampista perché non si può andare avanti. Sì, vinciamo, va bene, tutto a posto, però chi mi dice a me che Matuidi e Khedira reggeranno tutto l'anno a determinati livelli, nonostante l'età e il modo di giocare cambi? Perché un conto è che se incontri lo Spal e il Leverkusen, un conto è se incontri il Real e il City. Già l'anno scorso la Juve aveva dei limiti enormi a centrocampo. Un giocatore come Rakitic, datemi retta, avrebbe risolto molti dei problemi della Juve, perché Rakitic è un giocatore totale. Poi, ovviamente, si parla di duello di mercato con l'Inter perché l'Inter vorrebbe Rakitic, ma Marotta vuole offrire Rakitic a gennaio. Cazzate, perché Rakitic a gennaio lo compri se tu vai dal Barcellona con almeno 40 milioni. E io non ce la vedo l'Inter ad andare dal Barcellona a gennaio a dire: "Oh, vedi, questi sono 40 milioni, ce l'abbiamo di troppo, fa una cosa, ve li diamo e voi ci date Rakitic." L'Inter è una squadra che deve cercare di vendere prima di acquistare, ha già un saldo negativo. La Juve potrebbe vendere o acquistare, la Juve potrebbe acquistare, ma secondo me non lo farà. Cioè, a gennaio non mi aspetto grandi colpi di mercato da parte della Juve. Mentre per la prossima sessione se ne potrebbe parlare, cioè potrebbe essere anche che Rakitic arriverà alla Juve, perché secondo me se ti esponi così tanto da dire una cosa del genere in un'intervista è perché tu il pensiero di arrivare alla Juve ce l'hai fatto. Cioè, dire "mi ha chiamato Ronaldo e io non ho rifiutato, ma ha rifiutato il Barça perché si sono messi e hanno detto no, 50 milioni o niente", vuol dire che tu alla Juve, cioè, avevi detto sì, cioè avevi già idea di venire alla Juve. Quindi l'Inter, secondo me, salvo se la Juve dovesse abbandonare il campo, l'Inter è tagliata fuori da questa trattativa. Bisogna vedere un pochino quello che si vuole dalla vita, perché un giocatore come Rakitic, sì, c'ha qualche annetto, ragazzi, perché sicuramente è vero, però non è un giocatore finito. Cioè, se voi volete sapere la mia opinione, non è un giocatore finito, è un giocatore che potrebbe ancora oggi risolverti tanto, perché non è un giocatore che deve correre, Rakitic è un giocatore che organizza il gioco, quindi non fa lo stesso ruolo di Pjanic, che è colui che lega, diciamo, le componenti di dialogo e di tatticità e a livello proprio geometrico, ma è un giocatore che organizza il gioco, cioè che detta i tempi, che riesce a fare quello che fa Khedira, ma lo fa 30.000 volte meglio, voglio dire, perché lo fa più veloce, lo fa più efficace. Non è un caso se è stato uno dei migliori centrocampisti del mondo per 5-6 anni di fila. Fatemi sapere, fatemi sapere, fatemi sapere nei commenti che ne pensate voi. Ciao, Babboa!